Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come si scriveva una lettera negli anni 80. Ai nostri giorni siamo abituati alla semplicità di Microsoft Word, ma 40 anni fa le cose non erano così intuitive. EasyScript era un software prodotto nel 1982 dalla Precision Software Limited e veniva distribuito direttamente dalla Commodore stessa. Per effettuare questo esperimento ho utilizzato il Commodore 64, il floppy disk drive 1541 che mi serve per caricare software EasyScript, la stampante ad aghi Commodore MPS 803 e il programma di videoscrittura EasyScript. Insomma, ho utilizzato tutti i componenti che erano già disponibili negli anni 80. È ora di caricare EasyScript dal dischetto. All'avvio, EasyScript si presenta con una schermata un po' cupa, tutta grigia. Dalla schermata successiva sarà possibile cambiare i colori dello schermo. La schermata iniziale richiede alcune informazioni sul sistema, che devo confermare così come sono. Quando le impostazioni sono confermate, il software entra nella modalità di digitazione. Qui possiamo scrivere il nostro testo. Come dicevo prima, da qui è anche possibile cambiare i colori dello schermo, premendo CTRL con 1, 2 o 3 a seconda di quale colore si voglia cambiare. EasyScript è limitato a 768 linee di testo di 40 caratteri ciascuna. Inoltre, digitando il testo, dobbiamo considerare che quello che vediamo a monitor non è esattamente quello che stamperemo, perché la stampante ha 80 caratteri per linea, mentre il monitor ne ha solo 40. Oltre a digitare il testo che vogliamo stampare, sono disponibili anche altri comandi per cambiare la formattazione. Possiamo allineare il testo al centro e a destra, è anche possibile giustificare il testo. Per entrare nella formattazione bisogna premere F3. Viene visualizzato un asterisco con i colori invertiti. Questo asterisco, così come i comandi che digitiamo dopo, non vengono stampati e nemmeno visualizzati nell'anteprima di stampa. Anche il ritorno su nuova linea, l'invio, viene mostrato con un simbolo, il minore con i colori invertiti. Durante la digitazione è possibile correggere eventuali errori e anche inserire del testo fra le varie frasi già digitate. Per attivare la possibilità di inserire del testo, digitare F1 seguito da I. A proposito, se vi interessano EasyScript, il manuale e le istruzioni passo passo, cliccate sul link che trovate in descrizione. Sono disponibili funzioni di salvataggio e caricamento da floppy disk, in modo da poter conservare documenti che creiamo. Per salvare un file, premere F1 seguito da F. Digitare quindi il nome del file e premere invio. È anche possibile includere nel testo che stiamo scrivendo attualmente delle parti di testo già salvate su file, ad esempio la firma. Sufficiente caricare un file senza aver eliminato il testo già presente. In caso volessimo eliminare tutto il testo per poi caricarne uno nuovo, dobbiamo premere F1, poi E, infine A. A questo punto possiamo caricare un nuovo file da capo, premendo F1, L e il nome del file. Per visualizzare l'anteprima del file, digitare F1, O, Output, e V, Video. Si può scorrere a sinistra e a destra l'anteprima con le frecce del cursore. Sappiamo che il monitor ha meno caratteri sulla riga rispetto alla stampante. Per spostarsi più in basso, premo Spazio. E adesso il nostro tecnico carica il foglio nella stampante. Per stampare bisogna digitare F1 o P. Ed ecco, la nostra lettera viene stampata. Vi piace il suono della stampante ad aghi?
La qualità non sarà buona come quella di una stampante di ultima generazione, ma ci possiamo accontentare. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono i miei esperimenti, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. Un saluto da Amedeo Valoroso.